Il Festival della Pizza al Piatto, organizzato dal Centro Sociale di Capro presso gli impianti sportivi di Bevagna, non è una sagra, non è semplicemente una festa dove ritrovarsi, mangiare, ascoltare musica, ballare, divertirsi, le bocce, il tirassegno, la maratonina, le gare sportive. No, non è solamente questo. Non è solamente lavorare per i 10 giorni della festa per raccogliere i fondi per l'associazione Umbra per la lotta contro il cancro. Già, perché in 20 anni di attività la festa, l'occasione della festa della pizza al piatto ha consegnato qualcosa come 200.000 euro di beneficenza all'associazione Umbra lotta contro il cancro. C'è un'altra solidarietà sottile, di quelle che passerebbero inosservate se il dottor Antonio Giovanni Pirillo non l'avesse raccontata ad Enrico Bastioli, a Giuseppe Farnese Proietti, che sono il vicepresidente e il presidente della festa. Questo gesto di solidarietà, avete visto la famiglia che sta a mangiare alla festa, è la famiglia di Costantino Occhionero, è un ragazzo autistico che ha voluto partecipare domenica scorsa alla maratonina organizzata all'interno di Bevagna. E Antonio Pirillo, che è dentro l'ambulanza e fa il servizio medico, vede il gesto continuo di questa mamma che è insieme con lui a fare la maratona, a camminare con lui, a sorreggerlo, a bagnarlo con una borraccia d'acqua, a dissetarlo, ad accompagnarlo per tutto il percorso. È la solidarietà o l'amore di una madre, scegliete voi. È consegnare una pergamena a Costantino Occhionero, così come sta facendo e leggendo la pergamena il Centro Sociale di Capro attraverso la voce di Enrico Bastioni. Costantino Occhionero, una semplice pergamena per aver partecipato, per averci messo al suo primo anno di podismo, di voglia di correre, di fare podismo accompagnato dalla madre che non lo lascia un attimo, che se ne prende cura anche mentre corre, anche mentre fa una maratona. Eccola la mamma, amorevolmente vicina a Costantino. Un gesto che ha commosso tutti, ma proprio commosso tutti, perché alla consegna della targa c'era anche Antonio Pirillo, che ci ha raccontato questa storia ed era particolarmente emozionato anche lui. Il prossimo anno Costantino tornerà sicuramente, sicuramente più capace di fare strada e di fare podismo, e sicuramente con la voglia di arrivare meglio in classifica, ma soprattutto per ricordarci l'amore, che è ancora più forte della solidarietà.